Un'impresa nell'impresa. I ragazzi in età scolare arrivati dall'Ucraina non fuggono solo da un'emergenza brutale come quella della guerra, ma devono anche adattarsi e inserirsi in un mondo totalmente diverso e sconosciuto, e magari senza neanche parlare una parola di italiano. Per questo occorre che chi è deputato ad accoglierli lo faccia nel miglior modo possibile. Un esempio arriva proprio dal mondo della scuola. A Montesilvano, l'Istituto Tecnico Alessandrino si sta dando un grande affare per mettere a proprio agio questi ragazzi e queste ragazze. Loro vengono seguiti in maniera tale che possano apprendere la lingua italiana attraverso insegnanti che conoscono la metodologia L2, cioè italiani per stranieri. E che è soprattutto una metodologia iconica fatta per immagini, però i ragazzi non hanno grandi problemi di inserimento perché trovano sempre dei percorsi o dei canali di comunicazione che noi nemmeno immaginiamo, almeno con i compagni di classe. Che età hanno e quanti ne avete? Allora, noi ne abbiamo iscritti 15. E frequentano la metà in questo momento perché parlando con i gruppi che li seguono, i referenti dei gruppi che li seguono, alcuni pare che siano rientrati nel loro paese. L'età anagrafica fa già la distribuzione, nel senso che chi è del 2008 fa il primo, chi è del 2007 fa il secondo anno, alcuni un po' più grandi, quelli del 2004 necessariamente li abbiamo inseriti nelle quarte classi. Avevate già dei ragazzi dell'Ucraina, figli di persone magari che vivono già qui? Sì, avevamo dei ragazzi dell'Ucraina che stabilmente inseriti, anzi loro sono un veicolo di comunicazione molto importante per noi. Il mondo ormai è globalizzato, per cui le forme comunicative sono diverse da quelle nostre, però le posso assicurare che nessuno ha manifestato problemi di inserimento. Anche i ragazzi che il primo giorno erano più intimoriti sono perfettamente inseriti in questo momento. Sono solo 8-9 giorni che abbiamo iniziato, quindi è ancora presto, però secondo la mia esperienza non ci saranno problemi.